Il termine bisessualità, potremmo dire che in linea generica, ma adesso spiegherò meglio, significa attrazione per entrambi i sessi. Infatti il prefisso bi va a coprire proprio queste due entità. Solo che col passare del tempo e per il motivo di inclusività verso altre soggettività della comunità, si è allargato questo termine anche alle persone che si considerano transgender. O che appunto non si riferiscono ai termini dicotomici uomo-donna. Me ne sono resa conto un po' più avanti, verso se dovessi dire un'età per i primi dubbi, 16 anni, anzi forse anche 15, però ufficialmente ho fatto coming out e ho adottato questo termine verso i 17. Quindi no, non l'ho sempre saputo, anzi credevo semplicemente di essere attratta solo dagli uomini. Poi andando avanti appunto ho provato delle sensazioni che io ai tempi consideravo strane quasi, o comunque da studiare verso ragazze. Quindi poi di fatto andando avanti ci ho riflettuto e alla fine ho pensato che fosse questo il termine adatto. Com'è stato il coming out? È stata una difficoltà che hai dovuto affrontare o tutto è stato molto snello, molto tranquillo? Allora, fortunatamente devo dire che non è stato traumatico, non è stato negativo. Diciamo, inizialmente il punto è che mio padre forse l'aveva capito perché era successa una cosa specifica e quindi si è più volte esposto facendomi capire che per lui non era un problema, solo che chiaramente non conoscendo i genitori il significato del termine bisex, lui all'inizio credeva che io fossi attratta dalle donne e basta. Poi quando gli ho rivelato, anche a mia madre dopo, diciamo, di quello che era veramente il mio orientamento sessuale, infatti ho evitato ambiguità, spiegando semplicemente mi piacciono ragazzi e ragazze in maniera così generica, perché avevo timore appunto che utilizzando il termine bisessualità non fosse molto chiaro. A livello, parlando di accettazione sociale, discriminazioni, secondo me c'è una differenza nel fare coming out e dichiararsi omosessuali o bisessuali? Un po' sì, perché come dicevo prima, effettivamente il termine bisessuale non viene compreso. Molti pensano quasi che sia un sinonimo di omosessualità o escludere completamente una parte dell'attrazione che tu vuoi provare. Quindi sì, direi che rispetto ad omosessuale, c'è ancora meno comprensione, purtroppo. Ci spieghi cos'è la scala Kinsey, che valore ha e se è ancora utilizzata? Allora, la scala Kinsey era un tentativo da parte di uno psicologo, se non erro, di porre la sessualità su uno spettro, usando un punteggio da 1 a 6, dove 1 stava per completamente eterosessuale e il 6 stava per completamente omosessuale. Infatti il 3 su questo spettro corrispondeva a quella che oggi più o meno chiameremmo bisessualità. Diciamo il problema è che sì, è un modello superato perché adesso non consideriamo più la sessualità come un numero fisso su una scala fissa, perché ovviamente tra l'1 e il 3 si oscillava tra il eterosessuale, però ogni tanto prova attrazione verso lo stesso genere. E il 3 rappresentava questo 50 e 50 perfetto. Già si vuole demolire l'idea che la bisessualità sia questo 50 e 50 perfetto, tutt'altro. Si incoraggia anche la validità di persone che magari si sentono più spinti verso un genere rispetto all'altro e non c'è nulla di male, perché comunque l'attrazione che tu provi in entrambi i casi, diciamo così, o in tutti i casi, rimane comunque valida. Non bisogna chiedere il permesso a nessuno per definirsi tale se ci sono le condizioni, se è un sentimento che tu credi di poter provare. C'è la convinzione che il mondo, l'umanità si divida in omosessuali e eterosessuali. In realtà poi la percentuale di persone attratte da entrambi i sessi è molto alta, anche all'interno probabilmente della comunità LGBT. Sì, chiaramente alla mano non ho chissà quali dati, però ti potrei dire che non è assolutamente un orientamento
comportamento minoritario all'interno della comunità, anzi, effettivamente ci sono un sacco di persone che adottano questo termine o termini comunque simili per che non indichino un'esclusività verso un genere specifico. Quindi no, non è un'idea così innovativa l'idea che si possa provare attrazione verso più tipi di persone, diciamo. Due cose non necessariamente sono interconnesse. Non è scontato che una persona bisessuale sia anche poliamorosa o che senta la necessità in primis di avere altri rapporti sessuali, in questo caso, perché di quello parliamo, con altre persone. Semplicemente qualcuno può avere la possibilità di provare questa attrazione verso, come abbiamo già detto, più tipi di persone. Ma essere monogama allo stesso tempo, posso avere la relazione e non sentire il bisogno di cercare altro. Si dice spesso che una persona bisessuale ha il doppio delle chance. Tu dicevi io sono molto selettiva. Sì. Anche questo, insomma, non è vero, o è vero solo in parte? Sì, non condivido molto la retorica del il mare è pieno di pesci, perché sei bisessuale, per me non cambia tantissimo. Quindi no, personalmente non la condivido. Se vogliamo definire una sottile differenza, sarebbe che i bisessuali, a differenza dei pansessuali, considerano di più il genere a cui si vanno ad approcciare, mentre dei pansessuali si dice che sono gender blind, quindi a loro non importerebbe più di tanto. Magari una persona bisessuale può cambiare atteggiamento, può avere modi di fare diversi a seconda del genere, più o meno ci si orienta su questo. Sostanzialmente si tende a dimenticare che esista questo orientamento sessuale e classificare qualcuno solamente come etero o gay. O spesso ci si può basare sull'esperienza sentimentale di quel soggetto specifico, quindi vedere che, non so, una donna ha avuto sempre relazioni con uomini e quindi si tende a non credere molto all'idea che questa persona sia bisex, per esempio, perché non ha avuto, secondo alcuni, abbastanza esperienza per poter avere il pass per definirsi tale, che è una cosa ovviamente da combattere se fuori che dentro. In relazione alla bisessualità si parla di gatekeeping quando appunto qualcuno, un gruppo di persone, si sente di fatto in dovere di lasciare appunto qualcuno fuori dal cancello perché magari non riscontra quei requisiti che sarebbero necessari per definirsi bisessuali nel nostro caso, che ovviamente anche qui sarebbe un po' da demolire. E un'altra cosa che sarebbe da sottolineare è un evento piuttosto recente, quello del DDL Zan, no? Chiamata anche legge contro omotransfobia. Si è sollevata un po' una lamentela da parte della comunità perché in realtà si tende a parlare di omo-bi-transfobia. Questo perché anche sia riconoscere queste soggettività all'interno della comunità, sia far sì che fuoriesca l'idea secondo cui esiste una discriminazione a parte diversa verso le persone bisessuali, appunto, ma anche far sapere a livello nazionale che può esistere anche una, chiamiamola, terza opzione che non sia omosessualità maschile o femminile.